WrestleMania 6 nel 1990. Quello fu il momento nel quale il destino di James Elwig cambiò in maniera irreversibile. Meglio noto come The Ultimate Warrior, Elwig era stato scelto da Vince McMahon per condurre la WWE nel nuovo decennio. Destinato a prendere il posto di Hulk Hogan come figura di riferimento del wrestling WWE, Ultimate Warrior sollevò la cintura di campione dopo aver sconfitto lo stesso Mr. America che, in un passaggio di consegne quasi solenne, sollevò il suo braccio per presentare al pubblico il nuovo re. Ma su quello stesso ring, James Elwig divenne tutt'uno con il suo personaggio del guerriero definitivo, in una maniera nefasta che lo porterà sull'orlo dell'autodistruzione nel giro di pochi mesi, consumato dall'ossessione di superare l'ingombrante figura di Hulk Hogan in ogni maniera possibile. Oggi ripercorriamo la fortunata carriera e la complicata storia personale di James Elwig, passato alla storia come l'unico e solo Ultimate Warrior. Nato a Crawfordsville, in Indiana, era chiaro che James fosse un tipo fuori dal comune. All'età di 11 anni, il giovane guerriero iniziò a sollevare pesi e in seguito partecipò a varie competizioni di bodybuilding. Già da giovane aveva un fisico notevole e così non faticò a vincere alcuni premi. Questo attirò l'attenzione di un uomo di nome Rick Bassman, che stava mettendo insieme una squadra di wrestler, e il futuro guerriero venne così inserito in un tag team, chiamato inizialmente i Freedom Fighters assieme a Steve Borden, che in seguito sarebbe diventato Sting. Presto cambiarono il loro nome in Blade Runners e fu allora che cominciarono a sperimentare il loro trucco facciale, che avrebbe poi accompagnato Warrior per il resto della sua carriera. Dopo circa un anno i due si separarono e Ultimate Warrior adottò il nome di Dingo Warrior, con il quale acquisì una certa popolarità nei circuiti minori del wrestling. Questo attirò l'attenzione di un certo Vince McMahon, che portò Warrior alla WWE nel 1987. Per i primi due mesi Ultimate Warrior lottò esclusivamente in spettacoli non trasmessi in TV, fino all'agosto dell'87, quando i fan di tutto il mondo videro il guerriero sullo schermo per la prima volta. Ancora con il nome di Dingo Warrior, il guerriero fece un'entrata piuttosto sobria rispetto a quella che abbiamo conosciuto in seguito, ma non mancò di scuotere violentemente le corde, tanto che quasi fece cadere il presentatore dal ring. L'avversario di Dingo Warrior era un certo Barry Horowitz e il loro match non fu di fatto nulla di speciale, ma è comunque il trampolino di lancio per la carriera di uno dei wrestler più iconici della storia e dove è già possibile vedere alcune delle mosse e dei movimenti caratteristici di Ultimate Warrior. A questo punto l'unica cosa importante che restava da fare era cambiare il suo nome, e questo accadde circa due mesi dopo, quando finalmente fece il suo debutto ufficiale in WWE con il nome di The Ultimate Warrior. In quell'occasione sconfisse un uomo di nome Terry Gibbs in meno di due minuti. Questo genere di vittorie fulminee divennero la norma per il guerriero, fino ad allora uno sconosciuto al grande pubblico, ma che cominciò a collezionare vittoria dopo vittoria. Uno dei motivi delle sue vittorie lampo era data anche dalla necessità. Infatti The Warrior, pur avendo un gran fisico, non aveva molta resistenza e finiva sempre per essere spompato dopo pochi minuti. Questo è evidente dal suo respiro sempre affannoso sul ring ed è stato confermato varie volte dai suoi colleghi. Ad ogni modo, la prima volta che Warrior non vinse un match in WWE fu quando combatté contro Rick Rude all'inizio dell'88, in un match che finì in un doppio countout. Come vedremo, quella non fu l'ultima volta che Warrior ebbe problemi con Rick Rude. Il guerriero non ebbe successo nemmeno nella Royal Rumble di quell'anno, ma questo non attenuò affatto la sua parabola ascendente, anzi l'opposto. Dopo la Royal Rumble, Warrior cominciò la sua prima vera faida, quella con Hercules Hernandez. Invece di lottare, Hercules sfidò il Warrior a una gara di tiro alla fune con una grossa catena. Il guerriero accettò e, grazie alla sua forza selvaggia, spezzò la catena a metà. Hercules Hernandez usò la sua parte di catena come arma e il match venne interrotto per squalifica. Ma quella faida non poteva finire così, ovviamente. Infatti Ultimate Warrior e Hercules Hernandez si affrontarono di nuovo a WrestleMania 4. Il match fu molto equilibrato, con Warrior che fu sull'orlo di essere schienato, ma si salvò per un soffio alzando la spalla all'ultimo secondo. I due avrebbero avuto altri match poco dopo, dove Warrior vinse sempre con netto vantaggio. Ultimate Warrior iniziò poi una bizzarra rivalità con il manager di Hercules Hernandez, Bobby Heenan. Warrior e Heenan si affrontarono non in uno, ma in tre match speciali che lo tennero occupato per tutta l'estate dell'88. In quei match al perdente veniva fatto indossare un costume da donnola come umiliazione, e ovviamente The Ultimate non dovette mai metterlo. Parlando dell'estate 88, al SummerSlam di quell'anno Brutus Beefcake fu escluso da un match per il titolo intercontinentale contro il campione Honky Tonk Man. Ultimate Warrior prese al volo l'occasione e in 27 secondi sconfisse Honky Tonk Man e vinse il suo primo titolo in WWE. Successivamente Ultimate Warrior affrontò di nuovo Honky Tonk Man in una rivincita. Questa volta Warrior perse per conteggio fuori dal ring e quella fu la sua prima vera sconfitta in un match uno contro uno. Questa non fu ovviamente la fine delle rivalità tra Warrior e Honky Tonk Man, che combatterono di nuovo in diversi match per il titolo intercontinentale, ma questi incontri finivano sempre o per conteggio fuori dal ring o per squalifica. Questo fino al loro ultimo incontro, nel quale Warrior ottenne finalmente la vittoria decisiva sul chitarrista col ciuffola Elvis. Nel frattempo Warrior e Honky incapitanarono le rispettive squadre a 5 uomini che si affrontarono al Survivor Series e Ultimate Warrior vinse, essendo l'unico superstite della sua squadra. Al Royal Rumble dell'89, Warrior sfidò Rick Rude in una gara di pose da culturista. La folla assegnò la vittoria al campione intercontinentale, ma Rick Rude non la prese bene e attaccò Warrior alle spalle. Questa scorrettezza fu la scintilla della loro rivalità, che raggiunse l'apice a WrestleMania 5. Ultimate Warrior mise in palio il suo titolo intercontinentale contro Rick Rude, che era accompagnato dal vecchio rivale di Warrior, Bobby Heenan. Heenan si rivelò l'elemento decisivo, poiché tenne giù le
le gambe di Warrior senza farsi vedere dall'arbitro, permettendo così a Rick Rude di diventare il primo a schienare Ultimate Warrior. Così facendo, Rick Rude si portò via il titolo e questo alimentò ulteriormente la rivalità tra i due, e nei mesi successivi Warrior e Rude si affrontarono in diversi match per il titolo intercontinentale. Tuttavia Rick Rude riuscì sempre a mantenere il titolo, per squalifica o per conteggio fuori dal ring. Infine, oltre 4 mesi dopo il match di WrestleMania, Ultimate Warrior e Rick Rude si affrontarono di nuovo al SummerSlam 89, in un match attesissimo. Grazie all'aiuto di Roddy Piper, Ultimate Warrior riuscì a riconquistare il titolo intercontinentale. Quindi, dopo Rick Rude, Warrior iniziò una nuova faida con un altro membro della fazione di Bobby Heenan, niente meno che André the Giant. La rivalità di Warrior con André si sviluppò in una serie di match che Warrior solitamente vinse per squalifica, parallelamente alla faida con l'intera banda di Bobby Heenan. Questo fino a quando Warrior guidò la sua squadra alla vittoria al Survivor Series dell'89. Così Ultimate Warrior entrò nel ring della Royal Rumble del 90 ancora con il titolo intercontinentale attorno alla vita. Proprio su quel ring incrociò lo sguardo con il campione mondiale WWE, il mitico Hulk Hogan. I due si scontrarono ferocemente e alla fine Warrior fu eliminato da Hogan e altri due wrestler. Successivamente Hogan e Warrior decisero di regolare i conti in sospeso e fu così organizzato un match tra i due in occasione di WrestleMania 6. Sia il titolo intercontinentale di Warrior che il titolo mondiale di Hulk Hogan erano in palio quel giorno, rendendo quel match un appuntamento imperdibile. Dopo un incontro durato quasi 25 minuti, Warrior sconfisse Hulk Hogan e divenne così doppio campione. Tuttavia le regole della WWE impedivano a qualcuno di detenere entrambi i titoli, così Warrior rinunciò al titolo intercontinentale. Dopo WrestleMania, la prima faida di Ultimate Warrior come campione mondiale WWE fu contro un suo vecchio rivale, Rick Rude. I due si affrontarono in un totale di 3 match per il titolo, che si conclusero finalmente a SummerSlam 90, quando Warrior affrontò Rude dentro la gabbia d'acciaio. Anche se Bobby Heenan cercò di aiutare il suo assistito, Ultimate Warrior non ne volle sapere e vinse scappando dalla gabbia. Il successivo sfidante per il titolo WWE di Warrior fu Ted DiBiase. Il loro match ebbe un finale a sorpresa quando Macho Man intervenne e attaccò Warrior. Randy Savage chiese poi un match per il titolo, ma Warrior non volle concederglielo. Questo rifiuto costò caro ad Ultimate Warrior al Royal Rumble del 91, perché durante il suo match per il titolo contro il sergente Slaughter, Macho Man insieme alla sua bella manager Sherry intervenirono per attaccare Warrior. Questo risultò in uno schieramento e il titolo finì nelle mani del sergente. A quel punto la rivalità tra Warrior e Savage non riguardava più il titolo, così i due combatterono in un match in gabbia poco dopo l'incidente della Rumble. Con l'assistenza di Sherry, Randy Savage scappò dalla gabbia e sconfisse quel giorno Ultimate Warrior, ma la loro rivalità non era certo finita lì. Si affrontarono ancora una volta a WrestleMania 7 in un match speciale, secondo quale il perdente sarebbe stato costretto a ritirarsi dal wrestling. Con tutto in gioco, Ultimate Warrior si caricò alla grande e diede spettacolo. Anche se dovette assaggiare varie volte il gomito di Macho Man, Warrior non si arrese e alla fine vinse quel match, chiudendo definitivamente la faida con Randy Savage. Con tutto questo alle spalle, Ultimate Warrior si ritrovò in una nuova rivalità quando, durante la mitica cerimonia funebre di Paul Bearer, comparve un nuovo spaventoso personaggio, The Undertaker. Il beccamorto attaccò Warrior alle spalle e lo rinchiuse in una bara. Così, per vendicarsi, Ultimate Warrior si alleò con Jake the Snake Roberts, che gli insegnò alcuni trucchi malvagi per coltivare il suo lato oscuro. Ma questo si rivelò essere solo un inganno, perché in realtà Jake the Snake stava lavorando segretamente per The Undertaker e Paul Bearer. Questo fatto avrebbe dovuto portare ad un match tra Warrior e Jake the Snake, ma quell'incontro non avvenne mai. Questo perché in realtà Ultimate Warrior aveva cominciato a pretendere sempre di più da Vince McMahon, in termini di denaro e di luce sotto i riflettori. Warrior pretese oltre $500,000 di dollari solo per partecipare a WrestleMania 7, ponendo condizioni impossibili sullo svolgimento dei match e così via. Ultimate Warrior arrivò persino a minacciare di non presentarsi nemmeno al SummerSlam, dove era previsto che facesse squadra con Hulk Hogan in un handicap match contro il sergente Slaughter, il colonnello Mustafa e il generale Adnan. All'inizio McMahon accettò quelle assurde richieste di Ultimate Warrior e quel match si svolse secondo il programma, con Hulk e Warrior che ottennero la vittoria. Ma subito dopo il match, Ultimate Warrior fu sospeso e sparì completamente dai ring per un lungo periodo, dato che la rivalità con Jake the Snake dovette finire bruscamente. Non fu fino a WrestleMania 8 nel 92 che Warrior tornò finalmente in WWE. Dopo il main event, Hulk Hogan veniva malmenato da Sid Justice e Papa Shango, quando improvvisamente Warrior intervenne per salvarlo, il che doveva dare inizio a una nuova rivalità con Sid Justice. Ma Sid non passò un test antidroga e fu licenziato dalla WWE prima che quel match potesse tenersi. Così Ultimate Warrior cominciò una faida con Papa Shango e la rivalità tra i due si intensificò quando Shango lanciò una maledizione su Ultimate Warrior, causandogli convulsioni e perfino vomito. Ma questo non portò a nulla. Così Warrior affrontò il suo vecchio rivale, Macho Man, che nel frattempo era stato reintegrato e poteva di nuovo lottare. Macho Man era anche il campione WWE, quindi i due si affrontarono in un match per il titolo a SummerSlam 92. A causa di Ric Flair e Mr. Perfect, altri vecchi rivali di Macho Man, il match finì per conteggio fuori dal ring. Quindi in una mossa a sorpresa, Macho Man e Ultimate Warrior formarono un tag team chiamato gli Ultimate Maniacs. Warrior e Macho Man avrebbero dovuto affrontare Ric Flair e Razor Ramon al Survivor Series, ma di nuovo le pretese impossibili di Ultimate Warrior dietro le quinte portarono al suo licenziamento, questa volta definitivo, dai ranghi della WWE. Così il wrestling rimase senza Warrior per oltre 3 anni. Quindi a WrestleMania 12 Warrior fece finalmente il suo trionfale ritorno. Combatté contro Triple H nel suo primo match, facendosi beffa della sua mossa mortale e sconfiggendo The Game in meno di 2 minuti. Dopo un ritorno esplosivo, Ultimate Warrior fece il suo debutto anche a Raw appena una settimana dopo.
tempo. Mentre ringraziava i suoi fan, venne interrotto dal campione intercontinentale Goldust. Warrior sfidò quel bizzarro avversario per il titolo e il match fu fissato. Ultimate Warrior lottò per il titolo in Your House 7. Sebbene vinse il titolo, lo fece per count out e così non poté diventare campione intercontinentale per la terza volta. Circa un mese dopo, Warrior ebbe un rematch con Goldust, ma non era per il titolo intercontinentale, questo era invece un match di qualificazione per il torneo King of the Ring. Purtroppo entrambi gli uomini furono conteggiati fuori dal ring e nessuno avanzò in quel torneo. Poco dopo, Jerry Lawler prese in giro il fumetto che aveva come protagonista Ultimate Warrior. Lawler in seguito si scusò, ma Warrior non accettò quelle scuse e i due ebbero uno scontro. Questo portò a un match al pay-per-view King of the Ring, che Warrior vinse senza faticare troppo. Ultimate Warrior sembrava davvero sulla cresta dell'onda e nessuno sospettava che invece la sua carriera in WWE stava per finire. Infatti, appena qualche settimana dopo il King of the Ring, Ultimate Warrior allacciò gli stivali per il suo ultimo match. Quello show iniziò con il presidente della WWE, Gorilla Monsoon, che spiegava che Ultimate Warrior era stato sospeso per non essersi presentato agli eventi programmati. Nonostante ciò, avrebbe comunque combattuto nell'episodio di Raw di quella sera. Warrior fece la sua caratteristica entrata adrenalinica, mentre il suo avversario, Owen Hart, guardava da bordo ring piuttosto preoccupato. Owen Hart cercò di sorprendere Warrior, ma finì per essere lanciato fuori dal ring. La lotta tornò dentro al quadrato, dove Warrior servì Owen con slam, hip toss e una clothesline. Ultimate catapultò il suo avversario di nuovo nel quadrato, poi lo lanciò in aria. Dopo quel volo, Warrior colpì Hart con pugni in faccia, una sorta di power slam e una sidewalk slam. Ultimate Warrior stava andando alla grande, ma Owen aveva diciamo un asso nella manica ingessata. All'inizio gli attacchi di Owen Hart non sembravano molto pericolosi, ma poco a poco cominciarono a fiaccare il guerriero. Owen Hart cercò di eseguire una suplex, ma Ultimate Warrior reagì. Proprio quando la chiusura in favore del Warrior sembrava imminente, Owen Hart riuscì a capovolgere il fronte e mise sotto pressione Warrior, anche grazie all'aiuto del suo manager Jim Cornette che si unì all'azione. Ma il guerriero non era finito, ed anzi tutto quel dolore finì per risvegliare il suo spirito guerriero, quello che gli dava la forza nei momenti più difficili. Così ripartì alla grande con le sue caratteristiche clothesline e shoulder tackle. Intervenne anche il British Bulldog, ma fu liquidato rapidamente. Poi entrarono in scena anche Vader e gli altri uomini della banda di Jim Cornette, che finirono per sopraffare il Warrior e alla fine sconfiggerlo. Dopo questo ultimo match, Ultimate Warrior non si vide più in WWE fino al 2014, quindi questo fu un modo davvero strano di concludere la sua carriera. Il motivo era che quel suo ultimo match era stato registrato un paio di settimane prima del suo licenziamento e venne quindi comunque mandato in onda secondo il palinsesto prestabilito. Secondo il copione originale, Warrior si sarebbe dovuto unire a Shawn Michaels e a Matt Johnson per affrontare Owen Hart, British Bulldog e Vader, ma come sappiamo Warrior fu in realtà licenziato per non essersi presentato agli eventi e come sostituto venne scelto Psycho Sid per rimpiazzare Ultimate Warrior nel match a squadre a 3 contro 3. Ultimate Warrior sarebbe poi riapparso brevemente nel 98 per alcuni incontri con la WCW, dopodiché si prese una pausa di oltre 10 anni dal wrestling. Infine, tornò sul ring per un ultimo match in Spagna nel 2008. Per via delle sue richieste esorbitanti e del suo carattere difficile, il rapporto tra Ultimate Warrior e la WWE era sempre stato molto teso, ma il guerriero riuscì finalmente a riappacificarsi con i suoi ex colleghi nel 2013. L'anno successivo Ultimate Warrior fu addirittura inserito nella Hall of Fame della WWE, qualcosa che molti fan pensavano non sarebbe mai accaduta. Purtroppo, appena 3 giorni dopo quella cerimonia, The Ultimate Warrior morì a causa di un improvviso attacco di cuore. La sua morte colse tutti di sorpresa, proprio quando aveva fatto finalmente la pace con tutti i suoi vecchi colleghi e certamente anche con se stesso. O chissà, forse il guerriero, ora senza più nemici da combattere, semplicemente non aveva più nessuna ragione di vivere. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.